tu avevi preparato una clip inedita che poi non è mai stata pubblicata e che oggi andremo a fare together. E se vuoi lo faccio tutto quello che c'è. Sì! Me l'avete chiesto in tanti, ma insomma, quando una collaborazione con Fabio Celenza? Oggi vi ho portato Fabio Celenza! Non è vero, non è vero. Non te l'hanno chiesto in tanti. No, ho almeno 7. Forse. Fabio Celenza, conosciuto sul web per i suoi doppiaggi particolari, dove mostruosamente, oltre ad andare a sync perfetto, riesce anche a dare un senso, cosa che spesso neanche nel doppiaggio tradizionale succede. Lo interpreta letteralmente da uno che pensa sempre alla figa, da uno che a malapena prega la figa. Fine della figa, smettetela. Chi è? Dove è nato Fabio Celenza? Proprio la nascita. La nascita. Io sono nato ad Atessa. Ad Atessa. Ad Atessa. Ad Atessa. Ad Atessa. In provincia di Chieti o Chieti. Poi vedi tu. Dipende. Nel caso Chieti. Esatto. Poi sono tornato a Vasto. Lì è. Lì è. Non ce la faccio. C'era più spazio, c'era un po' stretto adesso. Sono nato lì perché forse c'era un ginecologo molto attraente e tutte le mamme andavano lì. Andavano tutte da lui. Non so perché. Non si sa. Ma tu sei musicista. Sono musicista. Sei laureato al conservatorio. Poi dal 2015 hai avuto il tuo exploit. Pum! Pum! Con i tuoi doppiaggi, insomma, sì, molto divertenti. Cazzo ridi? Ho fatto vedere lo scopo. Eh? C'era un signore la corrida che faceva i fuochi d'artificio. Sì. Sei stato a Colorado, sei stato a Zelig, sei fisso a Propaganda Live adesso. Più o meno, sì. Sempre con questa tua peculiarità dei doppiaggi a sync. Però questa è scuola di voce. Il tuo modo di parlare anche nei video è sempre molto cadenzata, no? Hai sempre un accento. Diciamo che ti porti un po' dietro il tuo abruzzese. Sta pure il web, ma che cacchio, madonna, ma che aspetto. Di dove sei originario però? Cioè la tua famiglia? Mio nonno era molisano, si è trasferito in Abruzzo subito, quindi diciamo, sono abruzzese. A casa tua si parlava? Si parla non troppo, però sì, insomma, quando uno, poi quando ti arrabbi non ci sono cazzi. No. Parli dialetto. Sempre. C'è qualche scioglilingua nel tuo dialetto? Perché non ho mai fatto dialetto. Allora, scioglilingua in abruzzese. Ma sì, che non uso perché comunque sono scioglilingua. La maggior parte si fanno riferimento alla tradizione agricola. Cioè, quindi non è che. Di tutti i giorni. Esatto. Che ne so, c'è uno scioglilingua che però non ha a che fare con la tradizione agricola che mi viene in mente. Quindi non so perché ho fatto questo. Non lo so. Tittitilitilitit. Che vuol dire? Tittitilitilitit. Prova. Ma intanto va scomposto. Tittitil. Tilitit. Qualcosa che ha a che fare con le dita? No! Titti tutte tu. Titti til. Tutte tu. Le ti ce l'hai. Le tute. Ah, anche in italiano è tutte tue le tute, perché è strano. Voi parlate solo con la i. Sì. Chi fitigi? Chieti. Niente, chieti. No, poi c'è ogni provincia c'è la sua vocale. Certo, c'è la ve le dividete? Sì. Infatti sì. Sono 5 le province dell'Abruzzo. Gnastiste? Ste sarebbe Stefano. Okay. Stefano risponde. Gnavu kisting, sempre stangisting. Allora, come stai Stefano? Gnavu kisting, sempre stangisting. Come vuoi che stia? Brava. Sempre stanco sono. Bravo, esatto. Qui partono gli applausi. Io assimilo. Ma oltre all'abruzzese, sai imitare qualche altro dialetto? Il primo, quello di Mick Jagger. Sì, che è quello che è diventato virale, poi è diventato virale. Più famoso. Va bene, quale canzone da solo, dai, James Brown, fammi fa bella figura. Era pugliese. Sì. Cioè io ero diventato pugliese. Tra l'altro in quell'intervista Mick Jagger parlava in francese. Ah, c'est gentil avec moi, j'expliquais que je suis avec un groupe. Che è molto simile al pugliese. Esatto, c'è il detto. Fuggi da Foggia. Se a Parigi ci fosse il mare, sarebbe una piccola bar. Esatto. Quindi anche il suono ti ha portato un po' sul pugliese. No, in realtà l'ho scoperto dopo che parlava francese. Tu hai adattato sul muto. No, io faccio sempre così. Addirittura io me li scarico già senza audio. Fantastico. Pesano meno. Pesano meno. Sì. C'è meno, c'è più leggerezza. C'è l'audio. E proprio in merito a tutte queste tue voci, che poi noi abbiamo nominato Mick Jagger, ma c'è il Dalai Lama, il Papa, Bear Grylls, Jing Jong Jong, come cazzo si chiama? Un po' pazzo, quello già. Kim Jong-un. Kim Jong-un. Andiamo a letto. È ancora presto. No. Che fai il compleanno il mio stesso giorno? Ma veramente? Stavamo io. Kim Jong-un. Elvis. Ah, proprio di adesso quindi. Sì. E David Bowie. E anche Damiano dei Maneskin. 8 gennaio. 8 gennaio. E Ascanio. E Ascanio. E il compleanno anche di Cotto e Frullato. Perché la prima puntata di Cotto e Frullato è 8 gennaio 2013. Fantastico. 8 gennaio è una data
Incredibile. Se sei arrivato fino a qui sei un grande. Ma sai cosa puoi fare per diventare il mio eroe? Abbonarti al The Merluz Club. Sì, perché se ti abboni potrai avere vantaggi pazzeschi, come video esclusivi senza pubblicità, pieni di aneddoti e curiosità, chat dal vivo riservata, risposta ai commenti prioritaria, tutto con la rima e tanto tantissimo altro. Io, se fossi in te, mi abbonerei. Rievocando le tue voci, no, varie, che ognuna con una sua caratteristica, una sua peculiarità, ognuna anche con un po' un suo accento, vorrei provare a ritirarle fuori. Fai piedino. Ginocchino. Ginocchino. Ginocchino è un nome. Ginocchino. È uno che si chiama Gino che cammina. Ginocchino. Così. Perché è chino. È chino. Che anche vuol dire pieno. Pieno. Cioè chi è chino e chi no. È chino. Andiamo avanti. Per esempio, se io chiedessi al Dalai Lama: signor Dalai, cosa ne pensa del nuovo disco di Mahmood? Sì, sì, ma tu guardalo bene. Sì, è un bel disco. E lo finisci di sentire e pensi di stare male. Ma dopo stai anche bene. Non puoi capire la gioia quando è finito il disco, però. Vorrei parlare col Papa anche. So che è un po' sordo il Papa, no? Signor Papa, mi darebbe dei consigli per investire in Bitcoin? Certo, tu. Allora, Bitcoin. Immagina, devi pensare come se fosse una cristovaluta. E chi l'ha voluta? Dio! E come si fa ad aprire il conto a Cristo? Solo abbracciando la paura dell'inflazione. O inflazione. 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 In quel caso devi registrare l'IBAN e l'INRI. Il codice INRI. Ma facciamoci un po' i fatti tuoi. Abbiamo detto prima che la tua intervista, quella di Keith Richards, è la... No, prima ho detto Mick Jagger. Quella di Mick Jagger è la più virale, la più famosa, però la prima è stata quella di Keith Richards. Cioè, da dove nasce questa tua verve, questa tua intenzione di creare questo tipo di doppiaggio? Oh, vediamo. Un po' lunga questa, però. Ah, allora, nasce un anno prima, nel 2014, io iniziavo a mettere in muto i film, perché non lo so, ma c'entra la noia, e con la mia fidanzata dell'epoca, che è ancora la stessa, però mi piace dire dell'epoca, una sera stavamo guardando Il Padrino e c'era l'arcivescovo, il prete, non lo so, che stava facendo la benedizione finale al matrimonio della figlia di Don Vito. Sì. E alla fine diceva: Holy Spirit have remained with you, staying with you forever. Ovviamente forever faceva, cioè smascellava un po', forever. Mi faceva ridere la faccia, allora ho levato l'audio e ho cercato di tradurre, cioè di leggere proprio l'originale in inglese. Forever, così. E siamo messi a piangere tutte e due. Per le risate, perché ci faceva troppo ridere. E quindi è nata così. Cioè ogni tanto io, quando vedevo dei video interessanti, cercavo di inventarmi delle parole che fossero attaccate, che stessero sulla mia. Ma anche semplicemente, beh, così, queste cose. Dopo un annetto così ho visto che su Facebook un ragazzo aveva doppiato Renzi. Ok, faceva l'imitazione. Sì, faceva l'imitazione. Cioè lo doppiava con l'imitazione. Sì, esatto. Okay. Faceva la sua voce, però stava sul labiale, senza dire granché. Visto che c'era un sacco di... aveva un botto di seguito, allora ho capito che io prima di allora non avevo mai pensato di farlo diventare io, un... Sì, io suonavo, insegnavo e... insegnante di musica, insegnante, soffrivi. Sì. E poi un giorno su Facebook, sempre un amico mio ha pubblicato l'intervista di Keith Richards, uno dei miei amici che aveva visto, insomma, i primi video, e ho detto: cazzo, adesso lo faccio, perché l'intervista bellissima, lui che con la chitarra così. Si è rotto una corda, non lo sapevo. La iella. E questo si scippa. E allora mi sono preso un pomeriggio ed è stato proprio il primo approccio professionale, cioè mi sono proprio messo lì, ho scaricato i programmi di montaggio e proprio mi sono messo lì a cercare le cose. C'erano dei momenti in cui dicevo: che cazzo sto facendo? Cioè sono le 6, io che sto a fa'? E dei momenti in cui mi veniva qua una gioia di vivere incredibile, perché vedevo il personaggio, lo sentivo dentro di me, che poi lo associavo ai personaggi che conosci, alle macchiette, che quello per sì, me sì. Era un pescatore di Vasto che... era uno del porto, capito? Solo associarlo a una cosa del genere, questa cosa poi mi dava la benzina per continuare a lavorare, perché comunque è difficile. I primi video poi hanno carburato subito o ci è voluto un po' prima che... Era pubblicato dopo 2-3 giorni, già aveva superato le visualizzazioni dei miei video. Con la chitarra. Con la chitarra. E allora c'è stata una duplice gioia e tristezza, cioè presa di consapevolezza. Poi Miriam, sempre la ragazza dell'epoca. Che dell'epoca attuale. Che salutiamo. Ciao
Ciao Miriam. Mi ha detto fai anche Mick Jagger. Ah, lei ha detto. Fai lei di Palermo, metto di fare anche Mick Jagger. E se n'è andata. Ma tornata poi? No, è andata a scuola. Ah, sono rimasto a casa. Perché anche lei è insegnante? Sì, lei è un'insegnante, sì, di canto, canta, una cantante, una che ha a che fare con la voce. Guarda caso. Ho fatto sto cazzo di Mick Jagger e quando lei è tornata e l'ha visto, gli ho fatto vedere, io ero sudato, cioè ero capisci, immagino. Avevo avuto successo, quindi era il secondo disco, il secondo album è sempre più difficile, dice la Caparezza. Lei l'ha visto e ha fatto così. È andata via. È andata via. E io ho detto ma come? Sono andate insieme questi video adesso? Vabbè, insomma, poi l'ho pubblicato. Tutti i musicisti, cioè nel giro di poco si giravano il doppiaggio. Ma c'è mai stato uno invece che l'hai fatto, tutto preparato e poi non l'hai pubblicato perché non ti piaceva alla fine? Guarda, ne ho fatti un botto. Ho fatto Vasco Rossi e non l'ho pubblicato. Non ma tipo anni fa. Perché eri più comprensibile di lui. Perché era uno dei primi italiani che facevo sugli italiani. Non ti suonava bene. Ma no, anche perché io poi gli italiani spesso li metto in reverse. Certo, per avere un cambio di bocca, no, altrimenti le parole sono quelle. Se vai a leggere le stesse cose, che cazzo c'è? E quindi come scegli i video da doppiare? Molti me li commissionano. Ok. I video miei, cioè mi deve proprio ispirare il personaggio. Adesso sto in fissa con gli indiani. Ma indiani nativi o indiani dell'India? No, Tamil, indiani, lingua Tamil. Tamil. Ma anche perché poi levo l'audio, che cazzo. Ma il senso del discorso, questa è un'altra curiosità, perché tu non so vai a sync, ma hanno un senso le cose che dici e si collegano anche in senso logico. Fai il labiale sulla base di un discorso logico o si viene a creare nel momento in cui trovi le parole da posizionare sulla bocca? La risposta è dentro di te. Solo che è sbagliata, diceva Guzzanti. Che salutiamo. Ciao Corrado. A volte c'è un contesto a priori e quindi in base a quel contesto c'è una specie di calamita e appena vedo qualcosa si accende. A volte, specialmente all'inizio, era completamente a caso. Poi se c'è una frase, un'espressione che è talmente bella, poi tutto si aggancia a quello. Sì. Cerco di agganciarlo. Okay. Tutto a quello. Ci sono degli argomenti che tornano sempre, tipo la famiglia, il suocero, mio fratello, il cibo. Cioè a casa mia si parla solo di cibo. Quindi io sto pieno di formaggi, di pane in testa, hai mangiato, che fa mio nipote. Cioè cose che non ci devi neanche pensare, ti vengono. No. Paolo, ma tu ci pensi mai alla pensione? Ma no, dai, è presto. E come è presto, Paolo? Stiamo invecchiando, soprattutto tu. È importante iniziare a pensarci. Perché non usi Trade Republic? Che? E come che è? Ma ti devo spiegare tutto? Trade Republic è la più grande piattaforma di risparmio e investimento in Europa e ti permette di gestire i tuoi investimenti in modo semplice e sicuro. No, dai, io di comprare e vendere azioni non ci capisco niente. No, Paolo, ma anch'io non ci capisco nulla. Tu mica devi fare trading. Devi usare piani di accumulo. Grazie ai piani di accumulo in ETF diversificati, investi mensilmente piccole somme, investendo senza rischiare di acquistare nel momento sbagliato. E la liquidità non investita ti rende ben il 4% annuo. 4% non è affatto male, però ci saranno delle commissioni. No, se vuoi fare il piano di accumulo le commissioni sono zero, altrimenti sono di un euro per acquisto, i titoli sono tuoi e la liquidità è protetta fino a 100.000 euro. Questo è interessante. E poi c'è la carta di debito, però ti conviene metterti in lista d'attesa per averla, perché c'è tantissima richiesta. Devi sapere che con la carta ottieni l'1% di save back, ossia la possibilità di decidere di investire automaticamente le somme ottenute utilizzando la carta, andando così ad accumulare spesa e investimenti. Sì, ma con questa carta quanto mi costa prelevare? Zero. Niente, puoi prelevare gratis in tutto il mondo. Ok, allora vado a creare il mio account, è gratis? È certo che è gratis, Anche voi iscrivetevi e con il codice che troverete nell'app avrete anche un bonus. Ma guarda, io ho visto diverse tue interviste, perché a me non piace fare le interviste pure agli altri. Quando ti chiedono chi vorresti doppiare, tu rispondi sempre Gesù. Sai perché? Perché? Così non lo faccio. Ah, ok. Perché ho sempre paura che qualcuno mi dica, guarda, facciamo Gesù. Quindi io dico per quello, capito? Ah, ecco, lo dico per quello, giustamente. Perché non lo voglio fare. E ho preparato delle clip di Gesù. Ottimo. Ho preparato. Film stupendi, fantastici, tra l'altro uno con Kim Rossi Stewart. Prima di tutto, che voce ha Gesù? Dobbiamo crearla, inventarla la voce di Gesù. Basiamoci anche su delle teorie, no? Potrebbe avere la nostra età. Vabbè, sono un po' più grande. E anch'io. Ha sempre avuto 33 anni. Sempre avuto, mai meno. Va al tempio quando ce n'ha 12, poi ce n'ha 33 anni. Quindi ci si ricorda delle persone solo quando... Sempre. Teniamo in mente anche degli elementi psicologici del personaggio di Gesù. Sì. Una è la famiglia allargata. Sicuramente. Due papà, sogno non realizzato di fare il falegname, perché lui voleva, insomma, voleva seguire un po' le orme. Invece gli hanno segato le gambe. E invece gli hanno segato le gambe. E poi tanti amici, ma neanche una fidanzata. C'è chi dice che poi lui è andato in India
tra l'altro. Tamil. Sicuro hippie, esteticamente ce l'abbiamo così. Ce l'abbiamo fatto così. Ho fatto la comunione come tutti, sì, quasi tutti. Quasi tutti. E quindi c'ho l'immagine di Gesù che soffre, anche perché ce lo ricordano sempre. Sempre. Gesù non sta mai tranquillo, mai. Sta... sempre così. Infatti ho un crocifisso di mio nonno. Dove non sta crocifisso. Lui si è fatto fare Gesù che balla. È vero. Allora, abbiamo trovato la voce di Gesù? No, no, perché ci manca un elemento fondamentale, l'aspetto. Quindi in questo momento noi andiamo a prendere una clip del film su Gesù, Jesus, e costruiremo la voce di Gesù. Posso avere dell'acqua? Sì. Se... per camminarci, per trasformarla in vino. Se trovate un bicchiere, gli do la mia. Portane due, per favore. Così uno lo mangia. Così uno lo mangio. Perché l'altro va sempre dal culo. Sì. Portati tre. Forse uno lo vuole al culo. Faremo qualcosa al contrario, cioè di rispetto a quello che sei abituato a fare di solito. Grazie. Cioè adesso tu dovrai improvvisare. Come faccio io? Poi io verrò invece nel tuo mondo. Va bene? Ci scambiamo i mondi. Come Kingdom Hearts. Come quello là. Ah, tu fai Gesù e io faccio la Madonna. Ok. Tu sei mia madre. Possiamo dirlo. Sì. Ma Gesù, ma... che c'è, ma? Io ti ho fatto il pane. L'hai mangiato tutto il pane? No? Io che faccio? Devo fare il pane per nessuno, perché non lo mangi tu? E chi se lo mangia il pane? Mamma, ma come cazzo parli? Io sai che sono celiaco. È finita. Abbiamo scoperto però che Gesù era celiaco. Lui mangiava solo i pesci. Perché moltiplicava il pane se era celiaco? Questa è una cosa interessante, eh? Forse è proprio la celiachia. E il pesce perché? Il pesce. Gesù, hai un pesce? Dice, ne ho due. E uno te lo mangi. Io non ho mai ricevuto così tanti insulti. Come quando? Come quando ho fatto il papa. Blasfemo. No, pezzo di merda. Ah, tua madre. Vai a scherzare su qualcun altro. Che qua è simpatico. È simpatico. Prendeva pure schiaffi cinesi. Sì, lui sì, forse. E però adesso andiamo nel tuo mondo. Quale facciamo? Gesù. Se il canale va chiuso. Tu chi vuoi fare? Io faccio Fabio. Io faccio Mauri. Giovanni. Ma... che hai fatto? Aspetta, ma... aspetta... ma sei Fabio, eh? Tua figlia è drogata. Ti prego, fammi fa una fantastica festa sulla strada. Però adesso basta Gesù. Quindi direi Geppiù, mi dissocio. So che tu avevi preparato una clip inedita che poi non è mai stata pubblicata e che oggi andremo a fare together. Peaky Blinders. Peaky Blinders. Qua, io sono sera che ti penso, la Celentano. Beh, io sono sera. Sono sera che ti penso. E se vuoi lo faccio tutto con la voce. Sì. Divento un po' Adriano adesso lui. Che fai? Un cazzo. Ti vedo in forma. Non baciarmi. Vabbè. Poi ho sposato Mauri. Così è la vita. Una vita del cazzo. Io sto mezzo fuori. Beh, ma io sono serio che ti penso. Sei bella tu, eh? Tu sei scemo. Cazzo, Adriano non fai uguale, eh? Mi hai ammazzato. Ti è piaciuto fare il video? È stato particolare, perché è diverso da quello che faccio di solito. Perché io di solito faccio riferimento all'audio che sento in cuffia e ho un testo basato su quello che dice il mio attore. Invece qui adesso era senza audio e dovevo prendere il labiale, quindi è completamente diverso. Però questa cosa ti fa vedere che si può essere amici lo stesso. Sì, perché fare la guerra? Perché fare la guerra? A questo punto, scusami, mi devo il cappello. Tutti i tuoi familiari o i tuoi amici, immagino, conoscano le tue peculiarità, le tue mille sfumature. Però
Noi adesso abbiamo la voce di Gesù. Lo scopo è chiamare una persona che ti conosce molto bene e non farti riconoscere. Secondo te c'è qualcuno qui che riusciresti a gabbare? No, però c'è in mente uno, quello meno... furbo. Più che altro quello con cui potrei reggere, perché mi sgamano subito. Subito. Cioè, io ho provato a giocare a questi giochi mafia, come si chiamano, questi di società. Io duro 20 secondi. E ti sgamano. Cioè, mi guardano, sei tu il ladro, io... Però a telefono non ti possono vedere in faccia, almeno. Sì, dai, vediamo quanto dai, dura. Dai, vediamo. Puoi essere un call center. Ok. Mamma, poi proprio mi sto mettendo oltre la comfort zone. Un po' stavolo scomodo. Scomod zone. Mamma mia. Aiutami però. Certo. Ma come funziona il tuo cervello? Partiamo da là. Non lo so. Cioè, io faccio sempre fatica a tradurre quello che voglio uscire. Che vuoi parole. Uscire dalle parole. È impossibile partire dalle parole senza... Posso dire parole a caso? Puoi essere straniero che non sa parlare bene? Posso essere un straniero. Ah, straniero! Il numero di telefono con un'altra telefono. Non so memoria io. Riconosce. Sto prendendo per mettere queste telefono. Sono tutti uguali questi numeri. Dall'1 al 9. Sto chiamando un mio amico. No, non me ne senti, puoi chiamare parenti. Di dov'è? Pugliese, ma vive a Milano. Ha parenti in Svizzera. Tutti i pugliesi hanno parenti in Svizzera. Apparentemente no. Lui è un comico attore. Potrei chiamarlo per un casting. Dalla Svizzera. Allora, questo è capace che mi sgama e non me lo... E ti prende per il culo. Sì, capisci. La chiamiamo... Come si chiama l'agenzia? L'agenzia... è la Svizzera italiana, la RSI. Ah. Esatto, io la RSI. Però non parlo in tedesco lì. Parlando in italiano con l'accento svizzero. L'accento svizzero. Mi viene tedesco, però stiamo organizzando dei... No, in francese non c'è tra niente. No. Stiamo organizzando, vogliamo... No, non fare per fazere. Vogliamo organizzare un casting. Vogliamo organizzare un casting. Per la Svizzera italiana. Per la Svizzera italiana. È molto meglio così. Molto meglio. Pronto? E pronto, signor Cavallo? Sono io. E senta, la chiamiamo da RSI Televisione Svizzera. Stiamo facendo il casting per un programma di televisione comico. Volevamo chiedere appunto la sua disponibilità eventualmente per una partecipazione con... Lei ha fatto pizza da spot e spettacolo con chitarra? Sì. Sarebbe disponibile a venire per il periodo di marzo? Sì. E anche un riferimento per cachet, agenzie? Sì, ho un'agenzia io, sì. Se vuole posso metterli in contatto con loro. Allora ce lo puoi scrivere anche via WhatsApp? Sì, se mi manda un WhatsApp con scritto cosa vi serve e poi io vi giro, diciamo, il suo numero. Lei come si chiama? Io mi chiamo Stefan. Ok, mando il suo contatto alla mia agente, si chiama Chiara. Ok, quindi lei è una persona con un agente, cioè non è un agente senza persona. No, c'ho un agente e vi metto in contatto perché secondo me avrete molte cose da dirvi, insomma, ecco. Sì, lei, signor Cavallo, è una persona molto gentile. Allora, grazie. E lei ha anche, insomma, una prospettiva per fare dei film, delle esibizioni? Sì. Per quest'anno, sto dicendo, Silvio? Sì. Allora, buona fortuna. Io le faccio delle preghiere per la sua carriera. Grazie, molto gentile. Lei è veramente una persona speciale. Secondo me anche... Anche lei. No, lei ha degli amici veramente fantastici. No, ma lei di più, Stefano. Lei è una persona meravigliosa. Cioè, l'ho sentito subito dalla prima sigla. Per fortuna che io ho pensato di fare questa cosa, perché sono ospite di una trasmissione di Maurizio Merluzzo e mi ha detto alla fine, questo bastardo, di chiamare una parente e fare il spezzo telefonico. E io ho pensato a te, che avresti subito colto senza... sgamare e avrei portato qualche minuto di spettacolo in più. Bravo Silvio, si vede che sei uno professionista. Ci vediamo alla Svizzera. Quindi non era vero. Va bene. Sì, ci ha conosciuto 20 minuti fa questo stronzo. Vabbè. Grazie. Ciao Silvio, scusaci. Ma di che? Ciao. Ciao. Non ce l'avrei fatta a chiamare mia zia, non ce l'avrei saputo dire niente. È partito a missile a un certo punto. Perché, no, quando ho detto Stefano ha capito che ero io. Perché Stefano ha capito? Perché a questo racconto, faccio velocemente, sul mio store di merch. Qualche anno fa, a un certo punto, arriva l'ordine da Stefan de Meyer Brinkmann, Amburgo.
Avevo comprato la maglietta fa figa, che non mi, tra l'altro non mi sono neanche messo la maglietta sociale. E quindi sto cazzo di tedesco si è comprato la maglietta di Mick Jagger che ho scritto fa figa. Ho pensato, ma questo, cioè per sbaglio, ma questo qua è un fan di Mick Jagger e si compra tutto il qualsiasi cosa con la faccia di Mick Jagger se lo compra, oppure è un fan dell'Italia e si guardava tutte le cose italiane e a un certo punto ha starnutito sul mio store e ha fatto l'acquista e si è comprato la maglietta e quindi è nato sto personaggio. Ah, ok. E si è suicidato praticamente. Sì. Sono curioso perché chissà se l'ha capito subito o dopo. Vabbè. Senti un po', tu hai qualche progetto per il futuro? Sto preparando il tour per quest'estate e avrò una band per la prima volta. Ma in tutta Italia? Speriamo. Nelle piazze? Di dove ti può trovare? E adesso è ancora in fase di organizzazione. È rimasto? Un'agenzia di Svizzera. No, il 2 sono... Il 2 che? Il 2. 2. Il 2 marzo sono alla Valle dei Templi, è un festival. Bello, in Sicilia. In Sicilia. Alla Valle dei Templi. Inchi. Diciamo, assai che non ci vado. A me mi pare. Mi piace perché quando me ne vado in Sicilia mi sbarrio, mi sogno, capito? Tranquillo, Betto, sei chiamato. Beh. E poi devi fare siciliano. Io vi lascio in grafica, in descrizione, tutti i link ai suoi vari canali, profili, eccetera, eccetera. Io ti ringrazio di essere stato mio ospite. Grazie a te, grazie. Grazie Fabio di Svizzera, Stefan. Ma guarda un po' chi c'è. Sì, lo so che stai per cliccare abbonati. E fai bene, perché grazie all'abbonamento potrai avere tantissimi vantaggi pazzeschi. Provare per credere.